Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo su Final Fantasy IV. La scorsa puntata, ragazzi, veramente io non so cosa sia uscito fuori nella scorsa puntata perché ho sclerato come una bestia. Quindi non so effettivamente che puntata sarà uscita fuori, né quanto dura perché ho registrato di fila e non mi sono fermato. Per cui diciamo che quella è stata la ciliegina sulla torta. Allora, qui non c'è nulla? No, certo che c'è qualcosa. Ovvero la lancia di Kane. Quindi, ecco, troviamoci pronti a sclerare la forza sacra racchiusa in questa lancia. Chiunque la brami dovrà perire. Pestocchio sembra innocuo, ma anche lui è un bel pezzo di fango. Ecco. Condanna. E tra l'altro, condanna non dovrei riuscire neanche a toglierlo se non sbaglio. È per questo che devo essere veloce. Maledetto, anche fretta mette. Perché così crolla prima. Cioè, scala prima Sì, è. Madonna, con fretta è brutta sta cosa. Oh, sconfitto! Meno male! Ce l'abbiamo fatta! Veloce, veloce, meno male! Ok, ce l'abbiamo fatta! Pensavo di non farcela più, veramente, vi giuro! Pensavo di non farcela più! E invece ce l'abbiamo fatta, ottimo! E quindi abbiamo preso la lancia sacra, che è per l'appunto l'arma finale di Kane. Quindi equipaggiamogliela subito. Lancia sacra 140. Forza cala un pochino a 95, ma non è un problema perché l'attacco adesso raggiunge i 140 punti. Cioè, tantissima roba. Continuiamo. Ah, qui c'è un salvastato. Beh, allora approfittiamone tantissimo. Approfittiamone subitissimamente e andiamo ad aprirci il forziere qui sotto. Ah, un padiglione, perché giustamente mi dicono se non hanno nulla glielo diamo noi e così almeno si possono ricaricare, perché in realtà prima mi sarei dovuto ricaricare e poi avrei dovuto affrontare questi, perché vi stavo dicendo appunto che prima salviamo la partita e poi affrontavamo il boss. Io ho fatto al contrario e quindi GG. Allora, volevo vedere un attimo l'equipaggiamento di Edge, perché praticamente, vedi, dovrei aumentargli un pochino la difesa, solo che vedete la destrezza non la vorrei abbassare. Perché comunque la destrezza è la sua parte più forte. Ed invece così praticamente perde tutta la destrezza, anche se in realtà io preferirei che fosse un po' più
forte in difesa in generale. Madonna, destrezza 0 addirittura. No, va bene, lasciamolo così. Cioè, preferirei che potesse subire un po' più di danno, perché ogni volta è quasi scandaloso il danno che riescono a fare a Edge con un attacco fisico, quando agli altri ovviamente levano molto meno. Quindi di esperienza. Allora, quasi ci arriverà dall'altra parte. Anche se qua comunque dovremmo essere verso la parte finale, quindi io devo poi. Shuriken sibilante. Altra sfida. Ecco. Altra sfida. Va bene. Quale presunzione pensare che gli uomini del pianeta azzurro possono usare una spada stregata? Ogopogo. Vediamo che fa questo ora. Maremoto, Ale. Fortunatamente non mi ha tolto tantissimo. Cioè, nel senso, riesco a sopravvivere perlomeno. Qua prepariamoci. Ale. Difendiamoci. Beh, dai, ho tolto un bel po'. Bravo, Kane, tu salta subito. Utilizziamo anche guscio su tutti. Ok, poi giusto giusto colpisce sempre gli stessi. L'accumulo su Edge è tanta roba. Non ho altro da poter potenziare. Quindi vado di altruismo su Rydia, così Rydia non subisce danno. Qui accumuliamo. Giustamente ci è crepato Kane. Bellissimo questa energia quando ho resuscitato tutti. Ci sta perfettamente. Nice. Olè, sconfitto. Beh, dai, questo non era difficile come boss. Tra l'altro, poi l'accumulo su Edge è un qualcosa di fenomenale. Veramente, è un qualcosa di fenomenale.
Ah, perché lui è veloce, quindi riesco subito ad attaccare. E otteniamo la Masamune. Eccola la Masamune dov'era. La Masamune, allora c'era, mi ricordavo bene. Mi ricordavo bene appunto della Masamune. E quindi Edge ha ottenuto le due armi sue finali. Perfetto. Perfetto. Tre clessidre d'oro, ok. Addirittura nono sotterraneo. E se non sbaglio, qui adesso nel nono sotterraneo, qui dovrei trovare in questo sotterraneo, cioè nel nono sotterraneo, l'arma di Cecil, giusto? Almeno così mi par di ricordare. Ah, Elisir, buono. Giustamente mi serve l'Elisir. Allora, controlliamo tutti gli anfratti perché. Andiamo. Clessidra d'oro. Sipari di luce. Guardate quanta strada e quante cose ci sono. Tre manciate di polvere di stelle. Allora ragazzi, eccoci qui al passaggio, anzi, nel sotterraneo B6 del cristallo, dove bisogna completare la mappa per ottenere la Ragnarok, ovvero l'arma finale di Cecil. Allora, cominciamo dal vederci in questa mappa e successivamente andare verso sinistra, in modo tale da scoprire. Andiamo da questo lato, scendiamo. E come potrete vedere, adesso c'è un forziere dove c'è una mela d'oro che, a dire la verità, io darei a Ridia. Poi, successivamente, quindi continuiamo perché dobbiamo esplorare tutte le zone. E qui, come potete vedere, c'è un teleport. Prendiamolo, ovviamente. E ci porterà esattamente da questo lato. Ora là è rimasto un pezzetto che devo esplorare, ma lo faremo. Ehi. Però lo faremo dopo, come stavo dicendo. Cominciamo col salire, perché adesso ritorneremo alla sezione B5. Quindi eravamo scesi alla B6. Adesso, grazie a questi teleport, risaliamo, vedete, al B5, quindi al sotterraneo 5. Continuiamo la mappa, continuiamo a salire. Qui c'è un primo forziere con un anello protettivo e una minaccia, che è una nostra vecchia conoscenza. Non dovrebbe essere un grosso problema, però. Giustamente. È giusto. Anche con un accumulo solo già possiamo fare parecchi danni, quindi va benissimo. Vedete, 6000 e passa danni con un solo accumulo, quindi direi che va assolutamente bene. Ecco, Kain ora ci crepa.
me lo immaginavo. Oh, finalmente. Una fascia Hachimaki. Quindi, vabbè, sì, curiamo prima tutti. Anche perché qui adesso dovremo affrontare un boss particolare. Quindi non vorrei, non, a dire il vero, non vorrei sclerare male. Ecco, anello protettivo lo diamo a Rivia. Oh, abbiamo esplorato anche il quinto sotterraneo. Tre allarmi. Figo, non sono male. E adesso teletrasportato in un'altra zona dove c'è addirittura un salvataggio. Quindi io ne approfitto a dire la verità per utilizzare un padiglione, così recupero anche gli MP, recupero tutto. Perché qui adesso affronteremo una sfida molto, molto particolare. Perché affronteremo, diciamo, una Dark Summon, se così si può dire, ovvero Dark Bahamut. Ebbene sì, Dark Bahamut farà la guardia. Eccola. Dark Bahamut farà la guardia a questa spada, ovvero la Ragnarok. La forza di questa spada, non c'è niente che Zemus tema di più. Nessuno deve averla.
Oh, mamma mia. Ciao Dark Bahamut. Bye bye. È stato un piacere. E adesso finalmente abbiamo anche la Ragnarok. Quindi abbiamo ottenuto tutte le armi finali del gioco. Eccola qua. Ragnarok, attacco 150, mira 110, quindi finalmente adesso non possiamo mancare più nulla. E abbiamo tutto, il fiocco di cristallo, scudo di cristallo, fiocco, cotta di cristallo, l'anello protettivo, tutto, abbiamo assolutamente tutto. Tu hai la lancia sacra, che è praticamente la tua lancia definitiva. Tu hai l'arco di Yoichi, che è la tua arma definitiva, con le frecce di Artemis, che sono le frecce definitive. Almeno ricordo che l'arco di Yoichi era quello finale. Poi la Ragnarok, arma finale, Frustafocum, Murasame e Masamune, lancia sacra, eccetera, eccetera. E abbiamo tutto quello che ci interessa finalmente diciamo, nel nostro completamento. Quindi, inventario, utilizziamo un altro padiglione. Tanto ne abbiamo tantissime a disposizione, non mi interessa più di tanto. Salviamo, ovviamente, in un altro blocco, così posso rifare la sfida con il Dark Bahamut. E adesso possiamo andare verso lo scontro finale. A dire la verità, vorrei arrivare a livello massimo, però prima voglio provare a vedere se riusciamo a finire l'avventura, il gioco così. Dopodiché vediamo il da farsi. Cioè magari arrivo al massimo livello e vi faccio un secondo finale con tutti i personaggi a livello 99. Vediamo, me la penso. L'ho appena provata, la Ragnarok, ragazzi. Potenza di fuoco. Scusa, 99% perché? Cos'è che manca? Cioè, la mappa mi è rimasta al 99%. E non capisco perché. Ebbene, qui avrete sicuramente visto un taglio. Avrete visto un taglio perché non è arrivato ancora il momento di completare il gioco. Ci sono delle piccole perle che ancora questo capitolo ci riserva. Una di queste perle, in realtà, ve la do anticipatamente perché io, dai ricordi che ho, che ovviamente possono essere anche abbastanza sbiaditi, bisognerebbe prendere ancora delle sublimazioni, delle magie, eccetera, eccetera, che però ancora non è possibile prendere. Non è possibile prendere perché, se non ricordo male, per completare il gioco addirittura al 101%, che se non ricordo male era il massimo completamento, ci vogliono addirittura due o tre run, se adesso non ricordo male. La cosa che mi ero Diciamo su cui mi ero informato di più era appunto la sublimazione, in particolare cerca tesori, che è una sublimazione particolare che ti permette di ottenere un drop aumentato di oggetti rari da parte dei tuoi nemici. Mettiamo in pausa così ve lo spiego meglio. Praticamente questa sublimazione si dovrebbe ottenere completando il 100% di tutte le mappe presenti nel gioco. Ora, il sospetto a me è venuto perché io ho già completato al 100% tutte le mappe del gioco, però non ho ottenuto nessuna sublimazione di cerca tesori. E quindi ho pensato, può essere che forse c'è qualcosa che sto dimenticando? Beh, per il momento sto lasciando perdere. Poi, molto probabilmente, come al mio solito, farò un episodio extra o comunque un episodio speciale dove appunto vi farò vedere e parleremo
di tutte le chicche e tutti i segreti presenti all'interno di questo capitolo. Ciò che voglio farvi vedere oggi, però, è una cosa che ha dell'incredibile, perché il tasso di fortuna che ho avuto durante la mia run è pazzesca. Se vi faccio vedere qui, tra le rarità, ho trovato una coda nera. Ora, diciamo, i più esperti, i più veterani diciamo del capitolo già sanno che cosa vuol dire trovare una coda nera e soprattutto sanno a che cosa si riferisce e sanno anche perché mi trovo nei pressi del paesino di Mithril. Ebbene, vi ricordate il saggio o comunque il nano, no? Presente all'interno della caverna al quale interessavano le code? Bene, andiamo. Parliamo con esso. Certo, se avessi con te la coda di qualche animale, allora sarebbe un altro discorso. E noi gli diamo la coda nera. Per tutti i numi, la leggendaria coda nera. In cambio, accetta questa. La corazza Onion. Esatto, ragazzi. In Final Fantasy IV esistono degli equipaggiamenti speciali che si ottengono tramite queste code di colore diverso. E stiamo parlando dell'equipaggiamento Onion. Quindi, spada, scudo, armatura, gambali e mani, se si può dire così, diciamo accessori, ecco, di Onion, che sono praticamente gli oggetti più forti presenti all'interno del gioco. Sono gli oggetti più forti, diciamo, tutti quanti all'interno del gioco perché danno delle statistiche assurde. Che adesso ovviamente vi andrò ad analizzare, cioè vi andrò comunque anche a spiegare. Partiamo ovviamente adesso, lasciamo perdere che abbiamo ottenuto già la corazza Onion ancora prima di avere cercatesori, senza considerare il fatto che, come potete vedere, ho portato i personaggi a livello praticamente massimo, cioè già Cecil è al 99 e come potete vedere non può crescere più. Mentre invece tutti gli altri stanno per arrivare, quindi stanno per arrivare. Le statistiche, ovviamente, dell'equipaggiamento Onion sono abbastanza semplici da ricordare perché di per sé non hanno delle vere e proprie caratteristiche, perché si basano sul livello del vostro personaggio. Quindi adesso, avendo comunque Cecil o in generale il personaggio che verrà equipaggiato con il set Onion, avrà praticamente delle statistiche pazzesche. Partiamo dalla spada Onion. La spada Onion ovviamente avrà un livello di attacco che sarà quello del personaggio moltiplicato per 2, mentre invece la precisione sarà il livello che ha il personaggio più 50, mentre invece la forza sarà il livello, del personaggio, se non sbaglio, o diviso o moltiplicato per 3, ora non ricordo. Poi lo scudo Onion invece è la difesa. Cioè, diciamo, la difesa viene calcolata dal livello diviso 10, no, o dal livello moltiplicato per 10, una cosa del genere. La resistenza, che sarebbe la stamina, livello del personaggio moltiplicato per 3, e poi ha un effetto addizionale che protegge da tutti gli status, tranne il Berserker. Mentre invece quella che ci interessa a noi è l'armatura Onion, che possiamo equipaggiare a Cecil. Quindi togliamo la cotta di cristallo e abbiamo, come potete vedere, la corazza Onion, che mi diminuisce un po' lo spirito e la destrezza magica, ma non mi interessa perché la difesa magica sale addirittura a 118 e la difesa a 129 e l'acume invece a 69. Questo perché? Perché ovviamente l'armatura di Onion prende i punti di difesa uguale al livello, quindi difesa noi tecnicamente dovremmo avere 99 più il livello effettivo della corazza, che ci porta addirittura al 129. La difesa magica è la stessa cosa, quindi il livello dell'armatura più il nostro livello, e poi l'intelligenza, che sarebbe comunque l'acume, sarebbe il nostro livello diviso 3 o comunque moltiplicato per 3, adesso non ricordo. Corazza Onion. E adesso, come potete vedere, abbiamo delle statistiche a dir poco allucinanti. E ancora non è tutto, perché quando prenderemo anche la spada Onion e tutto l'equipaggiamento Onion, ci sarà veramente, veramente da ridere. Quindi, come si ottengono in realtà queste code? Queste code, in realtà, almeno
Ripeto, per i ricordi che avevo, infatti quando l'ho droppato ho detto ma può essere che la posso droppare adesso la coda, questa coda nera? Proprio mi è venuto un dubbio veramente, veramente acceso. E quindi alla fine sì, l'ho potuto droppare anche così e mi ha dato appunto l'equipaggiamento Onion. Ora che dobbiamo fare? Torniamo sulla luna, perché in questa parte del gioco, tendenzialmente... Io vorrei, vorrei praticamente, come dire, vorrei finire, tra virgolette, la prima fase del gioco, cioè nel senso vorrei finire le prime cose che ci sono nel gioco e poi successivamente completare veramente il gioco e farvi vedere il finale. Quindi faccio un altro taglietto, sistemo le ultime cose e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi. Un'altra piccola chicca che voglio farvi vedere è questa. Siamo all'interno della gola lunare, esattamente al quinto piano sottoterra. E ciò che voglio farvi vedere è come, potete vedere giù dalla mappa, sto entrando in una zona speciale. Una zona speciale perché dovremo affrontare dei nemici speciali che hanno la possibilità di droppare una delle armature o comunque una coda. Che poi potremmo scambiare per una delle armature più forti del gioco, ovvero la coda rosa. Questa coda rosa può essere scambiata per ottenere un oggetto unico, ovvero l'Adamant Armor, che è praticamente un'armatura che può essere equipaggiata da tutti indistintamente ed offre una difesa di 100, evasione di 30, difesa magica di 100 ed evasione magica di 30, più un aumento di tutte le statistiche di più 15. Quindi potete immaginare quanto sia comoda un'armatura del genere. Dovremmo ottenerla con un drop veramente basso, sempre dello 0,4%, dalle principesse Budino o le Flan Princess, come vengono chiamate all'interno dei forum, perché ovviamente il gioco è stato giocato per la maggior parte in inglese. Ciò che faremo sarà molto semplice. Entrare in quella sala ed utilizzare, oddio, è cambiato il personaggio, ed utilizzare un allarme. Adesso non so effettivamente qua, ecco, io li ho comprati, ne ho addirittura 99 adesso, perché farmando tantissimi di quei soldi, sconfiggendo nemici, potete ben immaginare quanto sia stato abbastanza semplice salire su di livello. Come potete vedere, anche Iridia ha raggiunto finalmente il 99, mancano soltanto Kane ed Edge, con Rosa che salirà molto probabilmente presto il livello 99. Per cui entriamo e all'interno di questa sala, se tutto è come ricordo, utilizzando l'allarme dovremmo incontrare le Flan Princess. Eccole qui. Le Flan Princess sono molto particolari perché danno degli status particolari, ecco. Il Berserker. Quindi guardate un po' adesso che cosa succede. Succede che tutto sarà automatizzato. I danni sono, diciamo, sono particolari, anche perché comunque questi tipi di budino, questi tipo di Flam Princess, hanno parecchi HP. Quindi il fatto che non possiamo curarci o non possiamo, cioè non possiamo curarci in generale. È abbastanza pericoloso. Però, come potete vedere, noi ormai a questo livello riusciamo bene o male a gestire la situazione. Ovviamente il canto regale non fa più nulla su di noi, perché essendo tutti status berserker non potremmo neanche comandarli. Anzi, forse sono in status, sì, sono in berserker, quindi no, non posso completamente comandarli. Sì che io avevo già messo tutto in auto attacco, in modo tale che, come potete vedere, riusciamo a fare danno, bene o male, con tutti. Anzi, riusciamo a fare molto danno, anche grazie al fatto di aver fatto un ottimo allenamento e avere ormai tutti i personaggi al massimo della loro potenza. Purtroppo questa è una cosa un po' particolare perché avere lo 0,4% di possibilità di ottenere la coda rosa. Però
Però, come potete vedere, otteniamo un buon numero di esperienza e degli elisir. Nel frattempo, Edge sale al 98, cosa buona. E quindi, come potete notare, possiamo ottenere degli oggetti niente, niente male. Adesso proverò a fare un paio di allarmi, giusto per magari tentare la fortuna. Dopodiché, invece, continuerò ad andare avanti perché voglio finire la storia principale. E la voglio finire. La voglio finire adesso, in modo tale da poi poter fare l'episodio speciale dove posso concentrarmi su tutte le chicche e su tutte le cose che appunto potremmo fare dopo aver completato il gioco. Quindi mi metto un attimo qui e ci vediamo tra poco. Ok, ci siamo. Mi sono dato un limite con le Flan Princess. Purtroppo non ho ottenuto la coda rosa, ma non è un problema, ne riparleremo più in là. Mi sono dato un limite perché finalmente ho raggiunto il livello 99 con tutti i personaggi finali. Detto questo, adesso affronteremo la parte finale del gioco con la relativa battaglia finale e poi ci vedremo ovviamente con l'episodio speciale che farò più in là, appunto nel mio secondo walkthrough o comunque nel mio secondo gameplay. Detto questo, io direi che possiamo addentrarci verso la fine. Golbez, Fusoya! We did it. What a waste. Such incredible power. And all of it warped to evil ends. Hey! Oh, you've come. Looks like we were too late. You were supposed to leave him for me. Cecil. Cecil. Begone!
indeed. Now is the time we pray for them. No, for the entire world. Alam, Olam, we must see that all the prayers made here reach Cecil and his friends on the moon. Cecil, my friend. This is your chance. Please have courage. We'll all be waiting for you. Return safe. For the sake of the whole Earth. Rise up. Our prayers are with you. Come on, you can do it. Cecil, everyone. Great moon. Please, hear our prayers. Brother. Cecil, it must be you. Zeromus, this is the end for you, not us. E qui comincia lo scontro finale. Ci sono delle belle chicche da rivelare sullo scontro finale, ovvero il fatto che Edge può rubare a Zeromus il Dark Matter, che praticamente renderà immune il party al suo attacco buco nero, ovvero quell'attacco che praticamente rimuove tutti gli status negativi e tutti gli status positivi che ovviamente andiamo a prendere durante il combattimento. Non so se effettivamente può servire a qualcosa, no, io ci provo, anche perché mi sento abbastanza tranquillo con il party che ho nello sconfiggere Zeromus lo stesso. Quindi per sì e per no ci voglio provare, vediamo se riusciamo ad ottenere anche il Black Matter, giusto per essere un po' più completi. E niente, detto questo, penso di mutarmi, così mi godo io lo scontro e potete godervelo anche voi. E ci sentiamo ovviamente alla fine di tutto, quando ci saluteremo e poi annuncerò la nuova puntata che uscirà dopo questa, il tempo però di lavorare appunto sul nuovo New Game Plus. Quindi godiamoci la fine e ci vediamo dopo, anzi ci sentiamo dopo.
You've truly done it. I'd no idea there was such strength in you. You of the Blue Planet may have already grown more powerful than we of the Moon. It does rather look that way, doesn't it? But what of the final words Zeromis spoke? As long as there is darkness. There will always be evil in men's hearts. We all of us bear a touch of darkness, just as surely as we bear light. Much as with the twin sets of crystals. And the darkened underworld that rests beneath your planet's brighter surface. But as long as there is darkness, so will there always be light. Just as the light within you rose to overcome the shadow cast by Zemus. Well, now that you mention it, I did feel a bit of glow. Are you joking? It's a miracle Zemus didn't end up using you. My love of justice kept him at bay, no doubt. Well then, the time has come for me to join my people in their sleep. What will you do now? We will return to our planet. Our friends are waiting. I see. You are lucky to have such friends. I look forward to the day we can meet again. Might you permit me to accompany you? You would join me? I would. I cannot return. Not after all I've done. And I would very much like to meet my father's people at least one time. I see. Yes, our blood flows in your veins, too. You know this will be a very long slumber. I do. Cecil, you called me brother. I suppose I can expect no more than that. All you've suffered until now has been because of me. We must go now and sleep. We will pray for the peace of your planet. Come, let us go. Yes. Cecil. Is this all right, letting him go? Your brothers. Farewell. Cecil! Farewell, my brother.
E questo era il lieto fine di Final Fantasy IV. Scorriamo i titoli di coda e poi ci vediamo per i saluti finali.
Ecco, questa era l'immagine che volevo farvi vedere. Faccio anche lo screenshot perché ci sta. Ecco, quindi New Game Plus. Può essere rigiocata 3 volte. Ho ottenuto la sublimazione Superamento, che non ricordo però che cosa faceva, dire la verità. Salviamo qui. Sì, salviamo qui. E come potete vedere, adesso si può ricominciare da capo. Però, se non sbaglio, devo andare appunto su carica. Esatto. E posso fare qui. Come potete vedere, adesso appaio con la stellina in basso a sinistra, perché per l'appunto ho completato l'avventura una volta sola. Adesso, niente. Non resterebbe che continuare? Beh, per il momento mi fermo, quindi grazie ancora per aver seguito questa mia avventura e chissà, magari ci vediamo alla prossima, eh?